uno dei miei preferiti oramai. Hai un debole per lui, diciamolo. Dico la moglie di non preoccuparsi, ovviamente. Oramai quando sono in macchina, anziché ascoltarmi playlist musicali, mi ascolto le sue playlist. Prima abbiamo visto le nuove star del web, i virologi sono diventate star per dei meriti. Invece lui è tra virgolette una star del web perché condivide contenuti, fa divulgazione, consigli, informazioni, vero Federico? Qualsiasi cosa, soprattutto soluzioni. E diciamo, è lo zio buono con una pacca sulla spalla che trova sempre la soluzione giusta al momento giusto. E quindi con grande onore l'abbiamo qua anche a Roma, l'avvocato Alessandro Fusillo, un grande applauso. Facciamo un grande applauso. Avvocato, buonasera e benvenuto anche a Roma. Prego. Buonasera a tutti, come sempre grazie per essere qui. E purtroppo noto con dispiacere che questa è la piazza più esigua alla quale ho partecipato. Detto la roba, ahimè, del grande Grado Bene che poi sarà un libro. Anche Moro, sai che è stato abbastanza. Bene che poi sarà un libro. Che ha eletto sistematicamente un sindaco dopo l'altro, sempre peggio di quello che veniva prima. Siamo messi malissimo, chissà il prossimo, tremo dopo questo che abbiamo avuto adesso. E abbiamo parlato tanti contenuti, tante cose importanti, quindi magari approfondiamo un po' il clima. Vi racconto due storie. Probabilmente le conoscete già e vi perdonerete, però ve le racconto lo stesso. Io sono mezzo tedesco e quindi mi piace raccontare storie che vengono dalla mia seconda base. E la prima è la storia del re Federico II di Prussia, che costruì, come molti di noi sanno, molti magari l'hanno visitato, un bellissimo castello, il castello di Sanssouci, una delle architetture rococò settecentesche più belle d'Europa. E mentre lo stava costruendo, racconta la leggenda, perché poi pare che sia una storia non del tutto vera, ma è bella lo stesso, c'era un mugnaio che aveva lì il suo mulino. E il mulino dava molto fastidio a Federico II, perché proprio dove stava il mulino voleva estendere il giardino del castello, magari metterci un'altra fontana, un altro viale, delle altre statue, meraviglioso tra le altre cose il castello di Sanssouci. E quindi andò dal mugnaio a dirgli: beh, io sono il re, levati di mezzo con il tuo mulino. E il mugnaio gli disse: scusi maestà, perché devo togliere il mulino? È mio il mulino, io sono il proprietario, l'ho pagato. La terra dove è stato costruito è mio, io ci lavoro poi col mulino tra le altre cose, vengono qui a portarmi il grano, io lo macino e faccio la farina. E il re disse: ah, come ti permetti, io sono il re, faccio quello che voglio, tu ti devi proprio levare di mezzo col mulino. E il mugnaio disse: no, non ci penso proprio assolutamente, e credo che quello che lei sta facendo, maestà, sia illegittimo. E sono sicuro, gli disse il mugnaio, che c'è un giudice a Berlino che mi darà ragione. E il mugnaio fece così, racconta la storia, andò a Berlino, dove c'era effettivamente un giudice, che disse al re: non puoi fare quello che stai facendo, perché il mulino è del mugnaio e quindi il castello te lo costruisci dall'altra parte. E così deve essere in uno stato civile, deve esserci sempre la possibilità di andare contro anche la massima autorità, anche il re, che è potentissimo. E questa è una storia a lieto fine. Invece ce n'è un'altra che non è a lieto fine, che viene sempre dalla mia seconda patria e che, a differenza di quella del mugnaio, è tristemente vera, perché è un fatto storico. Ed è la storia dei fratelli Scholl. I fratelli Scholl erano degli studenti liceali che facevano parte di un'organizzazione chiamata Rosa Bianca durante il periodo del nazismo e distribuivano dei volantini contro la dittatura nazista, contro Adolf Hitler e contro gli ideali orrendi che questa dittatura rappresentava. Non a caso, ideali di natura sanitaria, non ce lo dimentichiamo mai, la persecuzione degli ebrei fatta dai nazisti e il programma di eutanasia fatto dai nazisti erano dei programmi sanitari, cioè
si voleva, all'epoca la scienza era quella, no? I virologi, non c'erano i virologi, c'erano i medici che dicevano bisogna difendere la purezza della razza e per farlo bisogna ammazzare quelli che non sono puri. Allora, i fratelli Scholl non erano molto d'accordo con questa situazione, con questa soluzione, e distribuivano dei volantini. E all'epoca forse gli attori non erano tanto famosi come adesso, soprattutto quelli figli di attori importanti, e quindi fu il bidello della scuola a denunciarli alla Gestapo. Fossimo oggi magari sarebbe un attore a denunciarli, chissà. Li denunciò alla Gestapo, furono arrestati, processati per direttissima e uccisi con la ghigliottina il giorno stesso del processo. È una storia tristissima, però è una testimonianza di libertà, perché i fratelli Scholl hanno preferito dire la verità, come stiamo dicendo da questo palco, e combattere per la verità a costo della loro vita. E perché dico questo? Dico questo perché io non mi stanco mai di ripetere che noi, che voi, siete la legalità. Quando un governo adotta delle misure illegali, come la chiusura delle aziende, l'obbligo di mascherina, l'obbligo di tampone, la tortura nei confronti dei bambini che devono stare nelle scuole in condizioni disumane, quando accade tutto questo, non solo non c'è proprio discussione sul fatto che questa sia una dittatura, è irrilevante quant'è il consenso popolare di questa dittatura, è una dittatura lo stesso, perché la maggior parte della gente purtroppo rifiuta di confrontarsi con la verità, rifiuta di credere di essere stata presa in giro per 442 giorni, come ci stava ricordando Maurizio all'inizio di questa questo bel pomeriggio. Purtroppo una delle cose più difficili da fare è ammettere di essersi fatti prendere in giro, e invece bisogna avere il coraggio, perché qualcuno che abbia il coraggio di dire sì, effettivamente mi hanno preso in giro, mi hanno fatto credere una cosa per un'altra, sta facendo un gesto importantissimo. Quindi quello che io dico, certo non a voi che siete qui in questa piazza, ma a tutti quelli che riesco a raggiungere, dico sempre informatevi, perché la narrazione ufficiale è falsa. Ma d'altro canto che questa sia una presa in giro lo vediamo da un dato che io amo sempre citare, ed è un decreto ministeriale dell'ottobre 2020 in cui sono stati stanziati 50 milioni di euro per le emittenti e i giornali locali che diffondessero, dice il decreto, notizie sul coronavirus. Ma ci rendiamo conto? Cioè, le emittenti locali vengono pagate per diffondere le notizie approvate dal governo, ma nemmeno il Duce con il Curpop faceva cose di questo genere. Un grande applauso, 50 milioni di euro per le emittenti locali. E sono stati pochi quelli che hanno avuto il coraggio di rifiutare. Uno fra tutti che voglio citare è il mio amico Fabio Duranti di Radio Radio. Ecco, se volete un po' di informazione vera e un po' di notizie reali, ascoltate Radio Radio, perché lì sì che c'è qualche notizia vera. Mi avvio a concludere perché è stato già un pomeriggio lungo e sarete stanchi, e vi ringrazio.